Allora, Gianluca, c'è il paziente che deve andare a fare un esame diagnostico, diciamo una radiografia, e in posizione, come vedi, allettato, ha delle limitazioni funzionali. Si alza dopo un lungo periodo d'allettamento, quindi fai tutti i controlli del caso per evitare che ci possano essere delle problematiche che possano in qualche modo minare la sicurezza del paziente. Quindi non so se devi controllare i parametri vitali, lo fai, a tuo giudizio. Dopodiché dimostrerai come effettuare poi lo spostamento e trasferimento posturale dalla posizione supina a quella seduta. Buongiorno signor Luigi, come ha dormito stamattina? La vedo un po' meglio. Stamattina le controlliamo un po' la pressione perché, per vedere un po' i parametri vitali, poi dopodiché l'accompagno a fare un esame diagnostico, va bene? Non si preoccupi, non è niente di particolare. Allora, mi dai un po' il braccio. Solo. Tutto bene? Ovviamente freddo? Va bene così, no? Giusto? Adesso le prendo un attimo la pressione arteriosa con la frequenza, con il battito. Tutto bene, la pressione è ottima. 140 su 80. Nel suo caso va bene. Un attimo solo. Adesso le do una mano un po' ad alzarla e accompagnarla a fare questo esame diagnostico. Va bene? Prendiamo la sedia. Sistemiamo in modo che non si muove. Adesso allora, signor Luigi, adesso vi do una mano, così la sollevo un po', la metto un po'. Allora, a mio tre mi dà una mano e la metto un po' più su, va bene? Uno, due e tre, ok, va bene? Tutto bene? Mica ti gira la testa? Ok, adesso risolverò un po' il letto così mi vado un po' meglio ad alzarla. Va bene? Ok, adesso mi devi solo un po' aiutare, forza? Allora, questo braccio se lo mantenga un po' lei, questa gamba che ci riesce a muovere la piega. Adesso a mio tre la metto un po' seduta sul letto, va bene? Uno, due e tre. Tutto bene? Mica le gira la testa, no? Ok. Adesso sempre con questo aiutino mi appoggio la mano qua, con quest'altra mano con la spina. A mio tre ci alziamo un po', va bene? Ok? Ok, a mio tre le do una mano ad alzarla, va bene? Con questa gamba mi sostiene il peso del corpo perché la può muovere, va bene? Uno, due e tre. Tutto bene? Le gira la testa? Ok, si riposa un secondo. Ok, adesso piano piano ci giriamo, dandomi sempre una mano con la gamba buona, e piano piano lo accompagno a sedere. Tutto bene? Ok, adesso l'accompagno a fare l'esame.